Siamo qui con Paolo Pistarà, responsabile divisione sicurezza DJ. Il mercato della sicurezza sta seguendo un trend positivo in crescita, che però richiede una considerevole conoscenza delle soluzioni di videosorveglianza. Può dirci l'esperienza DJ? Certamente, diciamo che a DJ già da subito ha investito per quanto riguarda il settore della formazione, perché riteniamo fondamentale, importante, la conoscenza del prodotto e la conoscenza della tecnologia. A questo proposito avete attivato il programma di formazione Security Point. Quindi riversare, come detto prima, sui nostri clienti la capacità di assimilare, diciamo, le tecnologie. E proprio nel mese di febbraio e marzo si è tenuto l'ultimo giro, diciamo, di formazione, che ha avuto come partecipanti circa 200 persone. Premetto che la nostra formazione è gratuita, perché è nostra intenzione divulgare sempre di più la qualità e l'efficienza del nostro prodotto. I nostri specialisti si chiamano ADJ Security Point. Praticamente vengono formati e hanno conoscenza piena del prodotto. Abbiamo attivato il cloud, che sarà già operativo sulla vecchia serie tramite degli upgrade e sulla nuova serie di apparati. Il cloud ci permette di installare in modo immediato, semplice e veloce gli apparati, e questo è un grande vantaggio in termini di tempo e in termini di efficienza. Noi abbiamo dei prodotti che spaziano dall'analogico al digitale, passando per la videoanalisi, quindi dando una completezza di prodotto e una varietà di soluzioni che solo poche aziende oggi si possono permettere. Abbiamo anche inserito nel comparto della sicurezza anche il settore degli allarmi. Questo comparto noi riteniamo che sia la conseguenza logica, diciamo, dell'ampliamento della gamma DJ. Quali sono state le ultime più importanti realizzazioni? Dovrei citare come installazioni, due installazioni che ci hanno dato molto veramente credito e che ci hanno permesso realmente di avere grandi soddisfazioni. Chiaramente sviluppata con partners a DJ Security Point. Una installazione che posso citare, la prima che posso citare mi viene a mente, è il Museo Paleontologico di Montevarchi, che si trova in Toscana, un museo recentemente ristrutturato e dotato di tutte le telecamere IP della ADJ. Poi sicuramente l'installazione di più di 50 telecamere nel monumento probabilmente più importante al mondo, che è il Colosseo. Questo è stato possibile, l'installazione del sistema di videosorveglianza all'interno del Colosseo è stato possibile grazie a un progetto sviluppato dal nostro comparto tecnico molto preparato, in collaborazione col signor Duilio Ciancarella e col nostro partner ADJ Security Point SN Tecnica, nella persona del signor Sergio Nitti, che ha curato tutta l'installazione. A tal proposito devo ringraziare la Sovrintendenza dei Beni Archeologici del Lazio, che ci ha permesso e ci ha dato la possibilità di poter effettuare questa installazione che noi riteniamo veramente importante e di prestigio. Siamo da DJ con il signor Sergio Nitti, direttore tecnico di SN Tecnica. Signor Nitti, quali tecnologie ha dovuto impiegare per far sì che il progetto del Colosseo risultasse idoneo? Beh, diciamo innanzitutto che abbiamo approfittato del rifacimento dell'intero sistema di videosorveglianza del Colosseo per ricostruire tutta la parte della rete. Per quanto riguarda le telecamere, abbiamo scelto delle telecamere fisse da 4 mm, abbiamo scelto anche delle telecamere con varifocale da 2.8 a 12 e alcune di queste sono supportate dalla tecnologia PTZ. La realizzazione del sistema di videosorveglianza del Colosseo ci ha permesso poi di essere contattati per realizzare Terra Antica. E è composta da tutti i reperti archeologici che sono di varia provenienza da tutto il mondo. La collaborazione tra noi e il team tecnico ADJ ha favorito questa installazione, anche perché il supporto avuto dal personale tecnico ADJ a fianco al nostro ha favorito questa installazione. In sintesi, come definirebbe la sua esperienza collaborativa con il team di ADJ? Sicuramente proficuo al 100%, ha favorito anche i tempi di esecuzione, che sono stati ridotti a un minimo di 70 giorni dal momento in cui è stato presentato il progetto alla fase esecutiva e alla consegna. Questo, se lo immaginiamo in ambito istituzionale, è un tempo pari a zero. Stiamo dimostrando che anche le macchine ADJ con le loro tecnologie sono valide e sono altrettanto comparabili con altri brand. In particolare vorrei ringraziare Giovanni Palmese, Marco Laurenzi, Paolo Pistarà e Luca De Marco.